Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome91 e benvenuti in questo nuovissimo video. Un utente recentemente mi ha chiesto di fare un video su tutti gli artificiali da spinning che possiedo e in effetti non è la prima volta che mi si venga chiesto proprio di fare un video riguardante proprio tutti gli artificiali che io possiedo. Bene, sono qui pronto con la mia torcia da testa, come vedete sto illuminando bene la zona e andiamo subito ad esaminare. Tengo la telecamera in mano e vi faccio vedere, questi sono i miei long jerk. Come vedete c'è il max wrap della Rapala, ve lo metto qua. Poi abbiamo il Kinect della Olympus, qualche piccolo jig, questo qui è il Leppa della Sea Spin, due Momotti 140 colorazione Boga e colorazione Sardina. E passando al reparto successivo c'ho un piccolo popper della Sebile, molto bello, che all'interno c'ha l'acqua, quindi anziché avere le sferette, cioè c'è anche le sferette in tungsteno, però ha anche l'acqua, diciamo, che favorisce il suo movimento a livello di distribuzione del peso. E qui abbiamo poi gli Shadow Wrap che vi avevo fatto vedere recentemente in un video, quindi sia colorazione Boga naturale, sia, come vedete qui, colorazione gialla. Ecco, adesso ve lo faccio vedere meglio, se riesco, ecco. Questo qui, mentre quello che ho preso in mano inoltre è un Momotti 190. Questo è un colore abbastanza, diciamo, acido, quindi un colore da utilizzare all'imbrunire o all'alba, ecco. Un colore inoltre fluo è questo qui, che è il Momotti 190 GBA, una colorazione che è difficile da trovare in effetti, però fortunatamente ne posseggo uno e ancora ce l'ho, quindi bene così. Inoltre, qui ho un altro fluo, un altro long jerk fluo della Hokkaido. Qui c'è un altro Momotti 140 ACC, quindi acciuga, che come vedete comunque è dilaniato da tutti i morsi che ha preso, come potete ben vedere. E qui c'ho addirittura, questo qui l'ho usato anche un paio di volte, questo è sensibile ai raggi UV, quindi ai raggi ultravioletti, ed è un Duel Hardcore 170. Bene, questi qui li possiamo rimettere un attimino a posto. Questi qui ce l'ho maggiormente concentrati in un'unica plano, in modo tale che ho accesso a tutte le tipologie di artificiali in un'unica plano. In genere porto soltanto questa perché ne ho più di 4 e in genere, diciamo, questa è quella che utilizzo di più. Andando al reparto sopra, il famoso Momotti 180 Agu, come vedete, con tutti i suoi bei morsi. Sotto il Momotti 180 Mull, quindi i due che ho usato nell'ultimo video di spinning che ho caricato. Poi abbiamo l'Hokkaido, questo qua fluo, c'ho anche la versione 150 cm, quindi in caso di apatia, insomma, è meglio sempre avere più versioni anche dello stesso artificiale, più di, non solo a livello di colore differente, ma anche a livello di grammatura, lunghezza e misure. Questi qui sono i jerk della Raptor che ho consigliato a qualche utente, sono long jerk economici, ma non per questo meno performanti, anzi sono abbastanza discreti, devo dire, come artificiale. Ho sia questa colorazione fluo che questo colore qui, Sardina, che come vedete ha preso qualche bel morso da qualche riccioletta in passato, mi ricordo. E c'ho anche la colorazione cosiddetta Pink Sardine, che vedete è come quella sardina, però sostanzialmente è rosa, rosa argento e bianco. Bene, e qui ci siamo. Qua poi sopra ancora, sì, sono un po' disordinati, ma poi li sistemerò per bene. Qua sopra c'è un altro Momotti, questo si chiama ALR, se non vado errato come colore. È una sorta di, diciamo, combinazione fra Mull, in quanto ha la schiena nera. Il ventre, come vedete, fa questi bellissimi flash e lampi laterali. E la pancia poi gialla, quindi una sorta di unione fra, combinazione fra Mull e ACC, diciamo così. Qui c'ho un altro jerk della Raptor che è incollato a quest'altro. Dio mio, con le ancorette è sempre un problema. Come vedete utilizzo gli elastici in modo tale da non rovinare la colorazione, la vernice, l'artificiale. E qua, oddio, si è attaccato un po' tutto. Questo long jerk che vedete, color sardina, è sempre della Raptor, però non è il magneto, ma è un super tied, diciamo, lungo sempre 180 mm. Qua dietro, questo bianco è l'equivalente di quello che è attaccato. Cioè, questo bianco è un altro super tied, colorazione bianca, da utilizzare in casi di acqua torbida, velata e così via. Qui c'ho un jig, questo è un Sea Rock della River to Sea, peso 40 grammi, colore sardina, pancia rosa, insomma, un buon jig che ha anche buone capacità di nuoto. Questi sono dei piccoli jig glow che utilizzo soprattutto per il pesce sciabola,
che si illuminano con la torcia UV. Poi qua sotto c'ho sia questo piccolo jig che imita sostanzialmente una piccola sardina, quindi quello che ho usato nel video light jigging il sole alto, è questo qui, una piccola imitazione di avannotto di sarda. Qui ho la versione 40 grammi di questo piccolo jig glow, c'ho anche la versione qui come vedete di 40 grammi. Poi c'ho un leppa della Sea Spin con colori diciamo fluo, un GBA diciamo così, e poi un leppa chiaramente colorazione sardina. Questo qui invece è un artificiale della P-Line, un jig da 5 euro diciamo economico, ma con un buon profilo sia laterale che frontale. Devo dire affonda, sbarella tanto, affonda molto molto bene, come gli artificiali di gamma anche leggermente superiore. Bene, e con questa plano la chiudo. Chiudo la plano prima che faccio danno. Ecco, perfetto. Andiamo a quest'altra. Quindi qui ho assortito, diciamo, per la maggior parte sono esche da top water. Quindi abbiamo VTD. Questo è praticamente un Pro Q 120 della Sea Spin, colore violaceo, che nei top water potete usare qualsiasi colore volete, ciò che conta è il movimento e la vistosità. Questo qui lo utilizzo soprattutto in contesti portuali, che è un subwalk della Rapala, è un walking the dog che però lavora proprio sotto il pelo dell'acqua e che dire, imita un piccolo emuginetto, e l'armatura dei Rapala è interna, quindi non si logora, come vedete è perfettamente intatto nonostante numerose pescate. Qui ho altri artificiali glow che vi avevo fatto vedere, questo è anche un jig glow striato, nel senso che si illumina solamente nelle parti chiaramente glow, e praticamente questo è un jig particolare perché può essere usato sia di giorno che di notte. Di giorno la capacità fluorescente la daranno le bande di colore argenteo, di notte caricato con la torcia UV le bande di colore poi glow, sostanzialmente color glow. Questo è un piccolo jig che è della Sebail e pesa 28 grammi, ma è veramente un proiettile in fase di lancio, veramente molto bello, veramente ben fatto, e devo dire un costo ottimo, circa 6-7 euro per un jig che viene lanciato molto bene, sbarella bene, e nonostante la forma possa sembrare strana o il colore tipico da freshwater, funziona benissimo anche in saltwater. Qui abbiamo una piccola anguillina, e in passato ci presi una riccioletta, ho pubblicato anche la foto tempo fa perché non avevo ancora l'action cam. Questa piccola testina da 5 grammi abbinata ad un amo si può usare sia a traina che a spinning leggero, che l'attrattività è data dalla coda, e funziona spesso con carangidi, ricciolette, piccoli aluzzi e così via. Tornando qui invece abbiamo un altro walking the dog, questo qui praticamente è il Gypsy della Olympus, e pesa un po' meno rispetto al Pro Q, però diciamo che è un artificiale da 10 euro, ma non per questo non è efficace, anzi ha un movimento devo dire molto buono, e oltre a fare il classico movimento walking the dog, un po' come il VTD, tende anche a abbassare, come dire, a fare oltre che il movimento scodinzolante anche quello dall'alto verso il basso, quindi un'esca veramente molto ben fatta, molto attrattiva pur essendo economica. Questo è un Rapala Skitter Pop, e un piccolo popper diciamo del peso di circa 15 grammi, peso contenuto, prezzo contenuto, ma fa veramente dei getti d'acqua formidabili, e soprattutto non si corica mai lateralmente, cosa che un popper non deve mai fare, ma va avanti e sta sempre lungo il suo asse. Qui abbiamo dei Bugino, questi sono i Bugino 140 della Sea Spin, sono artificiali sinking che hanno colorazioni come vedete soltanto le ho soltanto glow, perché ora vi farò vedere pure il bugino deep e il bugino blu, però diciamo sono artificiali che praticamente utilizzo durante la notte e che mi portano, grazie a questa forma come vedete molto allungata della paletta, mi portano a raggiungere profondità maggiori, chissà i barracuda cerchino durante la notte come sono soliti fare, stazionano delle volte a profondità più leggermente più elevate, con questi le possiamo raggiungere. Poi abbiamo qui questo è il bugino deep. Questo come vedete è colorazione mulle naturale, questo è ottimo da utilizzare su fondali profondi o nel gradino di risacca. Questo sbarellerà e avrà azione sinking ed è anche un diving minnow, nel senso che scala, va a scavare praticamente e scala di profondità gradatamente con recupero e con le cercate. Questo è ottimo da utilizzare nella risacca per le spigole, soprattutto in questa colorazione. Diverso è un'altra tipologia ho tutti i tre tipi di bugino, sia quelli classici, questo è il bugino blu, sarebbe un artificiale sinking, peso molto contenuto,
e prezzo anche, devo dire, molto non alto. La Sea Spin ha uno dei migliori compromessi a livello di qualità-prezzo, diciamo, anche se non è l'unica marca che lo fa, perché anche la Rapala è ottima. Questo comunque da un minnow, diciamo, di quelli jointed, quindi un movimento ulteriormente sinuoso e scodinzolante, da utilizzare anch'esso nella risacca e laddove chiaramente abbiamo fili e canne che ci permettono di manovrarlo. Questo artificiale qua è un artificiale, se riesco a liberarlo, ecco, è un artificiale economico della Fishing Ferrari. A prima vista sembrerebbe una cinesaglia di prima categoria, in realtà vi posso assicurare che dà ottimi risultati nella risacca nei confronti delle spigole. Mentre questa che vedete qua dietro, questa è un mini catch, diciamo così, della Sea Spin, pesa circa 40 grammi e viene utilizzato, diciamo, è un esca top water, l'acqua scivola lungo i lati, viene utilizzato soprattutto per la leccia e è ancora più vistosa del popper, devo dire un ottimo artificiale dedicato a questo fantastico predatore che è la leccia. Qui ci sono due piccoli minnow, diciamo, di qualità molto economica che utilizzo poi sempre per la spigola nella risacca. Bene, possiamo chiudere quest'altro scomparto. Mi piace essere ben attrezzato. Passiamo ora alle... anzi, prima di passare alle soft baits, passiamo un attimo qui. Qui praticamente abbiamo innanzitutto un grande popper. Questo è un popper da 120 mm, quindi 12 centimetri. Fantastico. E devo dire che è veramente fantastico, cioè ha un nuoto impeccabile, è un vero e proprio treno sull'acqua, praticamente una capacità di essere, una vistosità, una capacità di farsi notare veramente fantastica, proprio uno dei popper migliori, ideale per Serra e Lecce Amia. Porto sempre con me qualche artificiale da aging economico, chissà ci dovessero essere delle volte, ci sono calamari, seppie, quindi è bene averne qualcuno così economico, di poco valore, giusto per provare. Questo è un piccolo crank di fascia economica che utilizzo in genere quando, aspettate, ecco, utilizzo in genere quando praticamente pesco a spigole e voglio raggiungere maggiori profondità o stare un attimino di più in risacca, perché con questa paletta molto grande il crank scodinzolerà di più e rimarrà sempre dietro il gradino di risacca, pronto ad essere attaccato da qualche predatore, soprattutto nel caso del suo utilizzo proprio dalla spigola. Questi sono i Rapala Long Cast. Sono dei minnow molto particolari che raggiungono distanze di lancio fantastiche, sono per questo long cast, perché sono fatti proprio per essere lanciati a distanze incredibili. C'è chi li usa anche, diciamo, dalla barca sopra le mangianze, soprattutto questa colorazione a schiena rosa che è un pink sardine e che risulta essere molto attrattiva nei confronti delle palamide o dei tunnidi in generale, come pure il famoso e immancabile testa rossa. Che il testa rossa proprio è l'esca per antonomasia di casa Rapala, come vedete ha dei colori e dei lineamenti veramente perfetti. La Rapala è una delle migliori marche che ci sono attualmente e da sempre sul mercato, perché la Rapala è una casa storica. Questi due sono dei darter minnow, come vedete non c'è la paletta ma vi ho un muso più allungato, e li uso per la spigola in condizioni di basso fondale sostanzialmente, quindi quando il fondale è molto basso si ha il rischio di incagliare, ci sono rocce eccetera. Con queste esche qui riuscite a pescare fino alla profondità, quindi fino a, cioè, a ridosso della superficie, però anche con 40 cm di fondale, quindi anche con fondali bassissimi, con questa esca riuscite a rimanere, diciamo, maggiormente in pesca e a pescare bene. E ho sia la versione a colorazioni, diciamo, più acide, sia la versione chiaramente che imita un piccolo muggine, come vedete, schiena nera, argenteo e così via. Bene, questa la chiudiamo pure e infine andiamo ora alle soft baits. Queste qui le ho acquistate la maggior parte da Decathlon. E sono soft baits che hanno questa qui in particolare, l'ho pagata poco, circa 3 esemplari 4 euro, insomma non tantissimo. Ha il piombo integrato dalla forma schiacciata in modo tale da poter assumere questo assetto, poi muoversi e poggia sempre per la testa quando non lo cercate. Praticamente ha questo movimento qui, lo scodinzolate, lo fate scodinzolare e cala, scodinzolate e cala. E l'amo è molto affilato, è molto ben fatto e ha un'armatura passante interna con questo piombo piatto che gli permette proprio di appoggiarsi sul fondo, in modo tale che anche una volta appoggiato sul fondo la coda, per effetto della corrente, continuerà a muoversi. Questi hanno lo stesso principio di questi, sono però della Storm, quindi artificiali di qualità superiore. La gomma è molto morbida, molto dattile e questo è un segno che ci permette di riconoscere gli artificiali di qualità. La gomma molto morbida, più morbida è la gomma, più l'artificiale di qualità. E si basa sullo stesso principio di questo: scodinzola, appoggia la testa, riscodinzola, riappoggia la testa e così via. Qui ho delle testine piombate però abbastanza pesanti, questa è una 30 grammi, questa è una 60 grammi,
onestamente non le ho mai usate, però vanno abbinate chiaramente a questi, o a questi shad che vedete qui, o a questi qua più grandi, o addirittura esemplari ancora più grandi come questo qua. Bene ragazzi, il mio arsenale si è concluso, per meglio dire ne avrei anche altri di artificiali, però li utilizzo in un'altra cassettina, poi light spinning, spigole e così via. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia risultato utile. Questo è tutto il mio arsenale e cercherò nei prossimi video di recensirli uno a uno questi artificiali, in modo da osservarne meglio ancora le caratteristiche singolarmente. Vediamo quando ho tempo, proverò a fare queste recensioni, diciamo, non appena ho tempo. Bene ragazzi, da Megadomino è tutto, io vi saluto e ciao ciao.